Dopo la Santa Messa delle ore 17 e la benedizione del pane, tanti fedeli hanno atteso nella piazza Sant'Antonio Abate a San Cataldo, domenica 22 gennaio, la benedizione degli animali. Un momento di festa e di preghiera. Quest'ultima è iniziata qualche giorno prima con il triduo di preparazione in onore di Sant'Antonio Abate, una ricorrenza che è stata celebrata nell'omonima chiesa e che ha visto la partecipazione di tanti sancataldesi. Benedetti anche i frutti della terra. Nella piazza antistante per l'occasione sono stati allestiti degli stand in cui erano presenti alcuni i prodotti agroalimentari a cura della Coldiretti. Per combattere il freddo sono stati offerti dei ceci caldi, una degustazione curata dal Comitato dei Festeggiamenti. In verità, giorno 17 abbiamo festeggiato Sant'Antonio Abate e l'abbiamo portato di domenica per vivere anche questo momento in questo quartiere. E le feste aiutano anche a far incontrare le persone e a far vivere e condividere i frutti della terra che gratuitamente tante aziende hanno messo a disposizione, dal vino al formaggio, alla ricotta, ai ceci. E quindi è il bello dello stare insieme, del condividere. Abbiamo bisogno di tanta unità, tanti momenti, e in questo i santi ci riescono. Il freddo non ha intimorito la città, non ha intimorito i sancataldesi. Siamo qui ancora nel nostro centro storico. Ringrazio la Coldiretti per la sagra. Come amministrazione siamo stati ben lieti di mettere a disposizione anche i nostri stand per far gustare ai sancataldesi quello che è la ricchezza del territorio e i nostri prodotti locali. Per cui Sant'Antonio Abate in questo caso ha veramente fatto il miracolo riempiendo questa piazza. San Cataldo celebrava contemporaneamente il settimo anniversario del gemellaggio con il comune di Milena, nel nome di Sant'Antonio Abate.